camminare insieme. Questo è il significato della parola sinodo, questo percorso che la Chiesa italiana ha appena intrapreso per riflettere, religiosi, sacerdoti, laici, popolo di Dio, tutti insieme, riflettere sul presente ma soprattutto sul futuro della Chiesa, non tanto come struttura ma come popolo che cammina e che è chiamato appunto a rinnovare il suo annuncio, l'annuncio del Vangelo al mondo di oggi, così come è dentro i nostri giorni, per mutuare dal titolo della nostra trasmissione. Noi siamo venuti allora a raccogliere le testimonianze, le voci, i punti di vista di sacerdoti e laici della nostra diocesi, perché anche a livello diocesano questo cammino si è in qualche modo già aperto con le 3 giornate di formazione che abbiamo vissuto a metà settembre, e sabato scorso il sinodo si è aperto ufficialmente al santuario di Montenero per la diocesi di Grosseto e per la diocesi di Pitigliano Sovano Orbetello insieme al vescovo Giovanni. E allora, ma che cos'è il sinodo? Ce lo spiega in questo breve video Ciro, che è uno dei seminaristi della nostra diocesi. La Chiesa Cattolica, nel biennio che va tra il 2021 e il 2023, sarà chiamata a vivere un sinodo. Il sinodo è stato fortemente voluto da Papa Francesco per potersi porre nuove domande, le domande che andranno ad interessare cammini comuni e il tema della sinodalità. Il cammino sinodale andrà ad interessare varie dimensioni, ovvero le dimensioni che sono all'interno della Chiesa, le diocesi, le parrocchie e tutto il popolo santo di Dio, e comprenderà varie fasce d'età, ovvero la fascia d'età dei ragazzi che frequentano le parrocchie e frequentano il catechismo e gli adulti. Questo cammino sarà fondato su 2 capisaldi fondamentali, che sono la formazione e la catechesi. Infatti questi punti guideranno la riflessione. A livello locale, ovviamente, il sinodo verrà svolto anche nella chiesa di Grosseto, e su questo si è soffermato particolarmente nella 3 giorni di incontro con il clero il vescovo Giovanni Roncari, che ha illustrato quello che saranno le tappe del sinodo. Il sinodo non interesserà solo la chiesa di Grosseto in maniera singolare o a senso unico, bensì interesserà anche la diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello. Questo cammino infatti si porrà nuove domande per entrambe le diocesi e verranno trovati dei punti di interesse comune, dei punti di forza sui quali stabilire un rapporto di collaborazione che andrà ad interessare entrambe le realtà diocesane. Questo percorso che stiamo facendo per raccogliere le voci di laici e sacerdoti della nostra diocesi intorno al tema del sinodo che si sta aprendo, siamo voluti venire qui in seminario dove vive Don Giovanni Tumiatti, che alla veneranda età di 90 anni, quasi 91, è ancora parroco e è il parroco più longevo della diocesi, perché è in attività proprio come parroco, quindi come responsabile di una comunità parrocchiale, praticamente ininterrottamente dagli anni 60. È attualmente parroco di Buriano e siamo venuti da lui perché Don Giovanni, io so che attendeva e aspettava questo momento, questo dono del sinodo della Chiesa italiana con grande trepidazione. L'ho pensato, e quando è venuto mi sono sentito tanto nella gioia, ti dico la verità, perché Papa Francesco mi pare ha centrato la realtà pastorale di questo momento della Chiesa. La sua lunga esperienza di parroco, che cosa gli dice a questo proposito? Cioè, questo sinodo da dove dovrebbe ripartire secondo lei? Ma deve ripartire da una nuova evangelizzazione, perché se non si parte dalla base, che poi è la base del cristianesimo, è Gesù parola. La stessa Eucaristia è frutto della parola di Dio, insomma, no?
è chiaro che l'Eucaristia rimane il vertice a cui dobbiamo tutti attendere, ma se non partiamo da una base, da un fondamento, l'Eucaristia poi si minaccia di non capirla, come è successo, come sta succedendo nelle nostre comunità, che non evangelizzate l'Eucaristia qualche volta e non è quella che dovrebbe essere, insomma. Secondo lei c'è il clima pronto per questo cammino? Mi sembra di percepire un poco entusiasmo, però penso che poi avviato il discorso venga, perché sentirà la necessità di che questa è una ripartenza doverosa in questo momento, anche necessaria direi, in questo momento di un po' di, così, di smarrimento. Giacomo rappresenta in questo momento un po' la voce dei giovani della nostra diocesi, fa un cammino all'interno dell'Azione Cattolica, si è impegnato su tanti fronti, ma per un giovane credente impegnato nella vita ecclesiale, che cosa significa questa esperienza del sinodo che si apre? Allora, il sinodo è un momento particolare, è un po' un segno di stile della Chiesa, vuol dire camminare insieme in un certo modo. Nella nostra società siamo abituati a camminare in molti modi, insieme, anche andando normalmente sul marciapiede, spesso abbiamo altre persone vicino, ma non le consideriamo, diciamo, di solito tendiamo a seguire per la nostra strada. Il sinodo invece è un camminare insieme, essendo presenti, tutti quanti e coscienti degli altri, quindi, essere, in un momento in cui ci confrontiamo, vediamo se stiamo andando nella giusta direzione, se abbiamo una meta che la riconosciamo, come un obiettivo comune e se stiamo facendo le cose giuste per raggiungerla. Senti, se tu pensi a un attimo ai tuoi coetanei, ai tuoi amici, anche che non frequentano magari assiduamente o mai la Chiesa, qual è secondo te l'elemento di maggiore distanza oggi tra questa istituzione e la tua generazione? Un giovane magari non viene a contatto con delle esperienze, delle realtà che invece secondo me hanno il potenziale di colpire quella persona, un giovane. Quindi io stesso, per esempio, nell'ultima riunione insomma, che abbiamo fatto con il vescovo e con le varie realtà della diocesi, sono venuto a conoscenza di aspetti che non conoscevo di alcune realtà del nostro territorio, ma sono una persona che pur non essendo l'esempio, insomma, di persona che conosce completamente il territorio, la chiesa diocesana, mi ritengo comunque abbastanza dentro. Quindi, se io non conosco alcune realtà, come fanno altri a arrivare a conoscerle e a farsi toccare da queste realtà? Don Giampaolo, si parla di sinodo che è cammino insieme, ma in questo momento le comunità parrocchiali hanno bisogno proprio anche di riprendere a ritrovarsi con continuità perché questi 2 anni legati alla pandemia hanno stravolto la vita delle parrocchie. Ecco, il Cottolengo ha deciso di intraprendere un percorso che parte proprio in questi giorni. Anche interessante e complesso perché tocca un tema, insomma, non semplice, quello della malattia, della sofferenza e della morte. L'anno scorso abbiamo pensato di offrire alla comunità parrocchiale nel mese di ottobre, novembre, primi di novembre, alcuni incontri di formazione su dei temi attuali, anche importanti. L'anno scorso era uscito il messale, quindi cominciamo con il nuovo messale. Quest'anno abbiamo pensato a partire anche da quella riflessione che il Vescovo Rodolfo ha fatto su quella lettera che aveva mandato alle comunità parrocchiali sul fine vita, sulla morte, sulla sepoltura dei corpi, proprio ecco, di intraprendere questo tema. Quindi partiranno questi incontri dal 13 di ottobre, sarà con noi il 13 di ottobre il dottor Bruno Mazzocchi che ci aiuterà un po' a capire come il dolore diventa spesso un modo per curare le persone, per prendersi cura delle persone. Abbiamo pensato a un percorso che parte dal dolore, dall'accompagnamento della malattia nel dolore, fino ad arrivare a quella che è una delle opere di misericordia, in cui forse abbiamo un po' declinato a volte, che è quella di seppellire i morti. Senti,
Sergio Ceccacci, tu vieni da una lunga esperienza di associazionismo, di vita ecclesiale, quindi diciamo la parola sinodo è una parola che tante volte nei nostri contesti si è masticata, no? Ce ne siamo appropriati, a volte anche forse un po' abusandola, ma forse è bene partire da quello anche che diceva qualche settimana fa il Vescovo Giovanni nella sua meditazione alle tre giornate di formazione. Prima di tutto le relazioni. Partire dalle relazioni, sinodalità è riscoprirsi fratelli, è riscoprire che la persona accanto a me è un dono. Lui parlava di fratelli e sorelle, dice non ce le scegliamo ma ci si trova, quindi ripartire dai fondamenti è questo, che poi diceva lui è una cosa semplice ma una cosa difficile allo stesso tempo, no? Quindi il sinodo non tanto certamente come organizzazione, come nuovo modo di concepire anche la realtà ecclesiale, ma soprattutto come nuovo modo di concepire me e te, ecco, noi che stiamo insieme e che parliamo in questo momento, che quindi dobbiamo costruire delle relazioni nelle parrocchie, nelle comunità, non più assemblee solo liturgiche, ma veramente dei fratelli che concelebrano e celebrano insieme, e nei vari gruppi, movimenti, pur nelle differenze, un arricchimento reciproco, un nuovo modo di costruire relazioni con chi le parrocchie, il nostro danno, le frequenta. Le nostre parrocchie hanno vissuto questo periodo anche del Covid, che è stato, diciamo, un grosso, oltre che una grossa sofferenza, anche un grosso, diciamo, freno alla vita comunitaria. E secondo te da dove si deve ripartire? Veniamo da un periodo e c'è stato quasi un deserto, no, di relazioni che devono tornare a rifiorire, paure che devono essere superate, situazioni economiche, è chiaro, le relazioni vengono meno anche quando difficoltà economiche, difficoltà familiari, il centro d'ascolto, io parlo della realtà della parrocchia del Sacro Cuore che conosco meglio, ha dovuto incrementare tanto gli aiuti, eppure in presenza di volontari spesso pochi, ma le situazioni sono veramente... quindi relazioni, difficoltà, ma soprattutto, ecco, doversi ritrovare. Come veramente ricominciare? La parola ripartenza ora è un po' abusata, ma veramente ce n'è bisogno, sì. Don Desiderio, quali sfide si aprono per, anche proprio per una chiesa diocesana come quella di Grosseto, che è stata affidata a un vescovo e unita alla diocesi vicina, dentro questo solco del sinodo della Chiesa italiana? Credo che dobbiamo, anche come Chiesa locale, anche nella nuova situazione che la Chiesa ci offre di sperimentare, con un vescovo che deve in questo tempo dividersi, ma anche avere un cuore unico sullo stesso cammino, cioè, molto dipende anche dalla riflessione che saremo capaci di fare come Chiesa locale, valorizzando un po' quello che rimane dell'esperienza cristiana in questo tempo, soprattutto dopo la pandemia e dopo i risultati che vediamo essere scaturiti da questo tempo, insomma, anche per noi Chiesa, non solamente per la società, ma anche per noi Chiesa. Se noi non abbiamo un po' di orgoglio dell'essere cristiani, dell'essere cattolici in Italia oggi, saremo sempre più spalmati su una realtà, un territorio, una problematicità che ci vedrà sempre più, sempre poco incisivi rispetto al cammino, al percorso della gente. Per cui il sinodo che si offre come un gesto ecclesiale per offrirsi alla coscienza di un popolo come un cammino propositivo deve fare i suoi passi molto, molto importanti e quindi anche molto significativi. Pensi che oggi ci sia davanti a noi una comunità ecclesiale un po' ripiegata su se stessa? Rispetto a quello che dicevi, e quello che io auspicherei è che le nostre comunità siano aiutate a valorizzare la propria esperienza come ricchezza e quindi come sapore, come sale che sa offrire una modalità di vivere, di essere che sa di essere propositiva e profetica. Faccio un esempio. Noi ogni domenica ci incontriamo e credo che nel pensiero anche sociologico italiano quell'incontro domenicale dei cristiani che vanno a messa è un dato
oggettivamente importante, no? Ha il suo valore di aggregazione, di solidarietà, di formazione, di richiamo, ma anche di proposizione. Se quel momento non è formativo dell'umano e quindi quell'ite missa est non diventa un inserimento nel sociale di un nuovo soggetto consapevole, orgoglioso di essere quello che sta diventando, cioè noi rischiamo di non portare quello che è lo specifico cristiano dentro il vissuto nel quale siamo inseriti, no? Don Fabio, tu sei parroco, sei docente, stai a contatto con la gente come tutti i sacerdoti. Ecco, questo sinodo, questo cammino sinodale, come lo percepisci e come senti che lo percepisce anche il popolo di Dio? Allora, la mia percezione personale è che oggettivamente si ritorna a parlare di sinodo dopo diverso tempo. Abbiamo provato un'esperienza anche in Grosseto insieme al Vescovo Franco, poi per tanti motivi non fu portata in porto. Oggettivamente credo che sia una dinamica dei tempi alla quale non possiamo rinunciare, perché concretamente le responsabilità della Chiesa non possono più vertere sempre solamente su una dimensione prettamente clericale, ma occorre una forma di responsabilità condivisa. Credo che sia il Vescovo Rodolfo per i suoi tempi e oggi il Vescovo Giovanni abbiano accolto in modo positivo queste dinamiche, e adesso la Chiesa di Grosseto, come tutta la Chiesa nazionale e poi mondiale, ovviamente dovrà lavorare in questo senso. Io ho la fortuna, e lo dico sempre, di insegnare con la cara Serena, che di queste cose è veramente maestra, e anche con lei, con un altro mio collega di insegnamento, quando ci confrontiamo su queste dinamiche, oggettivamente percepiamo che è una necessità dei tempi, non si può procrastinare oltre. Da parte nostra penso che ci sia l'esigenza scontata, però mai così banale, di essere veramente nella gente, uomini della gente, per la gente, con la gente, cioè la categoria, anche qui ricorro, guarda, ad una immagine di Serena, ma perché mi ha veramente colpito, quella categoria che secondo lei era carsica, cioè perduta con Papa Francesco, la categoria di popolo intendo, è stata pienamente recuperata e diventata categoria dominante, ecco. Ecco, a questo proposito, per parlare di corresponsabilità bisogna parlare anche di formazione, cioè laici devono essere anche sempre più formati. È appena ripresa anche la scuola interdiocesana di formazione teologica proprio per i laici della diocesi di Grosseto e di Pitigliano Svano Orbetello. Tu ne sei il coordinatore qui sul territorio grossetano. Io credo che lì dentro la scuola per operatori deve nascere la fantasia, deve nascere la pastorale, che è non soltanto la mera applicazione di un concetto, ma diventa la formazione al concetto stesso. 5 incontri per 4 aree tematiche sono veramente una goccia in un oceano, però possono essere quella goccia che, se accolta, se percepita, se soprattutto elaborata, e qui l'elaborazione può essere soggettiva o ecclesiale a seconda di come poi i percorsi si sviluppano, può dare veramente la dinamiche sempre maggiori di corresponsabilità e di autoformazione. Una donna credente che cosa chiede alla Chiesa nel momento in cui si apre questo cammino sinodale? Dunque, noi donne siamo sempre un po' in fatica, facciamo fatica sempre a inserirsi negli ambiti dove siamo, per cui sia sul lavoro che nella vita comune, comunque fatichiamo per ritagliarci degli spazi, quindi anche nella Chiesa facciamo la fatica che più o meno facciamo tutti i giorni, per cui quello che noi chiediamo è sì di avere un ruolo e che ce lo conquistiamo facendo le cose come possiamo fare al meglio, così come negli altri ambiti, anche nella Chiesa. E invece più in generale, diciamo che questo periodo con la pandemia c'è stato un po' un prima e un dopo, no? Nella storia in generale, ma anche nella vita della Chiesa, delle piccole comunità, delle parrocchie. Questo sinodo si inserisce in questo dopo, nel dopo pandemia. Come lo leggi questo fatto?
Sarebbe un momento importante per rivedere alcune cose, direi, perché insomma il momento è stato, ha determinato tanti cambiamenti anche nella Chiesa, insomma, e ancora ci abbiamo da capire, credo, che cosa sia successo davvero. Credo che si faccia fatica però a fare dei grandi cambiamenti, oppure a capire anche quali cambiamenti fare, perché comunque probabilmente è una cosa che verrà gradualmente, e questo ha dato un po' diciamo, come dire, uno scossone da cui dobbiamo ancora capire che cosa dobbiamo capire, insomma, ecco. Bene, siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Dentro i Nostri Giorni. Avremo modo nei mesi successivi di raccontare ancora il cammino del sinodo, che durerà 3 anni, quindi sarà un cammino complesso, scandito da tappe ben precise, per cui ci sarà davvero modo di approfondire. Voi continuate a seguirci, a seguire la vita della diocesi di Grosseto, sia attraverso la nostra trasmissione ma anche attraverso il sito diocesano www.diocesidigrosseto.it, i nostri canali social, la pagina Facebook, il profilo Instagram, il canale YouTube, e naturalmente attraverso il nostro settimanale diocesano Toscana Oggi.